Galleria Voci, i sogni diventano realtà. La Galleria Voci la trovi su Corso Progresso 41, Catanzaro Lido. Ti aspettiamo! Dottor Arcuri, Poste Italiane presenta delle novità, posta telematica, mezzi ecologici. Perché questa scelta comunque in un periodo di crisi economica? Ah, questa è proprio una risposta che Poste Italiane sta dando ai suoi clienti, come ha detto lei, in un momento di crisi, in un momento difficile per il Paese Italia. Poste Italiane sta trovando il coraggio e la forza di investire su innovazione, anche perché in caso contrario rimarremmo comunque non al passo rispetto anche alla libera concorrenza. Stiamo investendo molto anche sulla nostra flotta, come potete vedere alle nostre spalle abbiamo arricchito la nostra flotta dei mezzi tradizionali come la Panda e il motomezzo, anche di un quadriciclo elettrico. Noi di Poste Italiane l'anno scorso abbiamo anche ricevuto un premio perché abbiamo superato i 1000 esemplari, diventando l'azienda con la flotta elettrica più grande del Paese Italia. Questi quadricicli sono stati acquistati da Ducati Energia e hanno un'autonomia di 50 km e possono trasportare la posta fino a 150 kg. Quindi li stiamo utilizzando prevalentemente all'interno delle zone ZTL, dei centri urbani, con un duplice obiettivo. Il primo, quello di rispettare l'ambiente, quindi l'ecosostenibilità, e il secondo, quello di tutelare l'incolumità dei nostri dipendenti, perché questi quadricicli vanno man mano sostituendo i motomezzi a due ruote, che notoriamente sono più rischiosi per l'incolumità dei nostri dipendenti. Stiamo investendo anche sulla tecnologia, come dicevamo prima, con la figura del postino telematico. I nostri portalettere sono dotati di un palmare e di un POS che consente loro, oltre che al tradizionale recapito della corrispondenza, anche a poter effettuare delle operazioni a casa dei nostri clienti, come quello del pagamento del bollettino di conto corrente, piuttosto che dell'accettazione delle raccomandate a domicilio, della vendita delle SIM, la ricarica delle SIM, vendita di carnet e assegni e tante altre novità. Questo trasformando in un certo senso il nostro portalettere in un ufficio postale itinerante che si reca a casa dei nostri clienti. L'ultima innovazione che abbiamo fatto, abbiamo investito su una nuova figura professionale di un'articolazione servizi innovativi, come si chiama. Qui a Catanzaro abbiamo tre colleghi che garantiscono la loro presenza fino alle ore 20, quindi Poste Italiane raddoppia la propria presenza anche come arco temporale e offriamo ai nostri clienti, a piccole aziende, a studi di libri professionisti, tutta una serie, una gamma di prodotti e servizi che anche qui evita loro di doversi recare presso i nostri uffici postali, ma di avere i loro servizi all'interno dei propri uffici. Sindaco Sergio Abramo, l'innovazione di Poste Italiane sta a dimostrare l'importanza, la vicinanza verso i cittadini di Catanzaro. Oggi è stato presentato il parco mezzi con motori elettrici, quindi già un passo avanti, diciamo un fatto positivo questa presentazione di automezzi elettrici, però parlando con i vari responsabili si sta discutendo anche di tutta questa innovazione che loro stanno portando all'interno delle consegne, quindi dei recapiti attraverso i POS, che permette quindi di velocizzare moltissimo le consegne, ma soprattutto di poter alla consegna stessa col sistema della carta di credito poter pagare immediatamente, ma permette soprattutto di individuare in qualsiasi momento dove si trova il pacco che deve essere recapitato, quindi è un servizio innovativo perché ormai anche Poste Italiane ha capito che molte scelte, molti acquisti si fanno ormai su e-commerce e quindi Poste Italiane si sta adeguando tecnologicamente rispetto a questa evoluzione che comunque sarà sempre maggiore.